Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi temi dell'edizione di oggi, lunedì 20 dicembre. Australia, confini riaperti per i vaccinati, titolari di alcuni tipi di visti. L'approfondimento di SBS Italian. Austria, le misure anti-Covid per l'ingresso nel paese dall'estero. Interruzione delle linee telefoniche, l'avviso dell'ambasciata d'Italia a Seoul. Terza dose di vaccino in Thailandia, le indicazioni dell'ambasciata d'Italia a Bangkok. Il 15 dicembre i confini australiani sono stati riaperti per diversi tipi di visti temporanei purché i detentori siano completamente vaccinati. La notizia è di SBS Italia, lo Special Broadcasting Service che trasmette in lingua italiana in tutta l'Australia. A precisare i dettagli, nell'articolo di SBS, l'agente di immigrazione Manuela Canini. Ora si legge nell'approfondimento, possono entrare in Australia i titolari dei seguenti tipi di visto. Visto da studente, Working Holiday Visa, sponsorizzati, Prospective Marriage e visti umanitari, oltre a una manciata di altri visti meno diffusi. Condizione fondamentale è che i titolari siano completamente vaccinati. Restano fuori dalla riapertura dei confini titolari di visti turistici e di Bridging Visa B. Questi ultimi concessi ai possessori del Bridging Visa A per permettere di rientrare in Australia in caso di uscita temporanea dal paese. Di solito, spiega Canini SBS, i detentori di BVA sono coloro che hanno richiesto un altro visto poiché il visto corrente è scaduto e nel frattempo in attesa della decisione. Possono restare in Australia con il BVA. Altra categoria che può essere titolare di BVB è rappresentata da quanti avevano presentato richiesta di un visto vedendosela rifiutare e sono quindi in attesa dell'appello in tribunale. Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo completo che può essere letto sul sito www.sbs.com.au. Al fine di arginare la diffusione della variante Omicron, il governo austriaco ha emesso nuove disposizioni più stringenti sull'ingresso nel paese dall'estero. Lo segnala l'ambasciata d'Italia a Vienna. Da lunedì 20 dicembre, da oggi dunque, puntualizza l'ambasciata, le persone che intendono fare ingresso in Austria da qualsiasi paese del mondo devono essere munite della certificazione verde 2G, certificato valido di vaccinazione o guarigione dal Covid, nonché di un test molecolare PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo. È esentato dal test chi ha già ricevuto la dose booster di vaccino, così come i pendolari e i transfrontalieri regolari per i quali rimane l'obbligo del 3G, ovvero del certificato di vaccinazione, guarigione o test nelle 72 ore antecedenti l'arrivo, se il test è PCR o 24 ore se il test è antigenico. Niente tampone nemmeno per i bambini sotto i 12 anni di età. È stato inoltre prorogato di 10 giorni a partire dal 22 dicembre il lockdown per i non vaccinati. Alle limitazioni saranno tuttavia applicate delle deroghe nelle giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre, quando i soggetti non vaccinati potranno incontrarsi con un massimo di 10 persone. Mentre chi è vaccinato o chi è munito di 2G, dunque vaccinazione e guarigione, potrà incontrarsi con un massimo di 25 persone. L'obbligo di 2G resta in vigore per l'accesso a gastronomia, settore alberghiero ed esercizi commerciali. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ambavienna.esteri.it. L'ambasciata Italia a Seoul segnala i connazionali in Corea del Sud che a causa di improrogabili lavori straordinari presso i locali la sede non avrà accesso alle linee telefoniche di rete internet. Per l'intera giornata di oggi, lunedì 20 dicembre, l'interruzione, ma delle sole comunicazioni telefoniche, proseguirà anche nella giornata di domani, martedì 21 dicembre. Per le emergenze di carattere consolare sarà in ogni caso attivo anche negli orari d'ufficio dei giorni interessati, oggi e domani, il cellulare di emergenza che risponde al numero 010-2242-0491, prefisso più 82. Per maggiori dettagli si rimanda al sito amseul.esteri.it. Sul sito dell'ambasciata d'Italia a Bangkok e siamo giunti in questo caso all'ultima notizia. Sono invece presenti le indicazioni per prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid in Thailandia. La dose di richiamo, spiega l'ambasciata, è prenotabile da chi ha ricevuto i sieri Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Anche in questo caso, per maggiori informazioni, si rimanda al sito ambbangkok.esteri.it.
Come detto, questa era l'ultima notizia, si conclude qui l'edizione di oggi di Italia Chiama Italia. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio BM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Italia Chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.